O popolo della città di Poggiardo, il tempo della festa è quasi giunto. Ecco i tuoi futuri sovrani. Piazza Umberto I, alla presenza di Re Boiardo e della Regina Messapia e della Guida Suprema della città, si stipula quanto segue. Io, Guida Suprema della città di Poggiardo, in accordo con la cittadinanza tutta, come vessillo di augurare l'inizio e sempre eterna riconoscenza, porgo nelle mani di Re Boiardo, festantissimo sovrano del regno di Carnevale, la chiave della città, forgiata dalle autorità di corte, decorata in oro e preziosamente custodita, simbolo tangibile e lasciapassare per l'espletazione dei festeggiamenti su tutto il territorio cittadino. Per volontà popolare della città di Poggiardo, la quale brama da tempo immemore fastosi fulgori di festività carnascialesche, salgo sull'antico trono di città, ricevendo codesta chiave, nonché la guida della città stessa per le prossime 16 albe e 16 tramonti a venire, promettendo tempi di gioiose risate, abbondanti dolcezze e golosità, espletando in qualsiasi condizione e forma i tempi di festa, che dalla giornata di oggi ogni cittadino è obbligatoriamente tenuto a rispettare. Pertanto, ogni repressa risata, ogni serrata mangione, qualsiasi sorriso spento o negato, nonché la mancanza esecuzione delle regole riportate in codesto editto, sarà perseguibile dalla legislazione del Regno del Carnevale e punita secondo la legge in vigore, a mezzo di immediata decapitazione su pubblica piazza. Scusami. Popolo di Boiardo esulta! Dove sta quello che... Il tempo della tua festa è giunto! Presta il tuo sguardo ai tuoi nuovi sovrani, Re Boiardo e Regina Messapia! Dichiaro ufficialmente aperto il regno di Carnevale! Che la grande festa abbia inizio!